Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel mio canale. Sono ritornata con un altro calendario dell'avvento che tra poco spacchetteremo insieme, ossia questo di Huda Beauty e Wishful. Per chi non lo sapesse, Wishful è la sua linea di skincare, quindi all'interno di questo calendario troveremo sia prodotti makeup, quindi Huda Beauty, che skincare, quindi Wishful. Non vedo l'ora di aprirlo. Devo dire che ha anche il suo peso, abbastanza pesantino, ma ho scartato calendari tipo quello di Sephora dell'anno scorso, che era molto più pesante di questo. Comunque, bando alle ciance, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, lasciatemi dei like se questo video vi è piaciuto e se vi va commentate fatemi sapere se anche voi l'avete acquistato, se vi piace, se c'è qualcosa che non vi piace, insomma, qualsiasi cosa. Detto ciò, partiamo subitissimo. Allora, io questo, le informazioni che vi do come sempre, io questo l'ho acquistato sul sito Sephora. Perché? Anche perché non avevo trovato già quello di Sephora, quello da 130 per intenderci quello grande. C'è un capello che vabbè, vuole fare, vabbè, vuole stare per conto suo, lasciamo stare. Comunque, e quindi dicevo, non ho acquistato quello di Sephora perché ahimè, quando sono andata 3 settimane fa, tipo in negozio, ancora non c'era e invece era sold out sul sito e quindi mi sono detta quale calendario acquisto e alla fine ho optato per questo. Mi sono insomma accontentata, se così si può dire, di questo che è fatto tutto in tipo effetto rosa quarzo. Infatti mi ricorda anche vagamente quello di Makeup Revolution perché anche quello era tipo rosa quarzo, il calendario precedente. Se non avete visto, comunque tutti questi video calendari li metto nella playlist Advent Calendars, quindi andatele a vedere tutti, ci sono anche quelli dell'anno scorso. E solo con la particolarità che qui al centro c'è il quarzo, insomma, dovrebbe richiamare la pietra, il rosa quarzo, appunto. Solo che sinceramente, allora, la forma dovrebbe essere a bocca, però a me detto tra noi, sinceramente, ecco questo lato, questo superiore qui, ecco, non dico cosa mi sembra, ma mi trovo d'accordo con le youtuber che hanno detto che può essere, ecco, anche qualcos'altro. Non lo dico, ma comunque vabbè. E comunque, si apre e è un vero e proprio scrigno molto molto carino dove le caselline non sono fatte a numero ma a lettera, molto carino. Questo è un piccolo, un mini calendario, infatti ci sono all'interno solamente 12 caselle, anche perché raga per il costo che ha, devo dire comunque già elevato per essere solamente 12 caselle perché l'ho acquistato al prezzo di 162 euro da Sephora. Non so se sul sito ufficiale Huda costa meno, però ecco, io mi trovo ad acquistare da Sephora, acquisto da anni da Sephora e comunque è un sito che già conosco, quindi per me è un po' più affidabile, ecco, quindi per questo ho voluto anche spenderci abbastanza, vabbè. Comunque, detto da me, comunque alla fine questo calendario lo trovo poco natalizio, ecco, per il pack. Il cartone comunque è abbastanza rigido, ben fatto, devo dire, su questo nulla da dire, però questo rosa quarzo è poco natalizio. Secondo me, può essere venduto, tranquillamente anche durante l'anno questa box, ecco, più che altro la vedo una box che calendario dell'avvento. Comunque, bando alle ciance perché già sono 4 minuti di video, casellina 1. Anche qui ci sono caselline di varie dimensioni. Casellina 1 è leggerissima. Vediamo cosa c'è all'interno. Sono confezionati tutti con delle vedine. E voilà, wow! Iniziamo bene con un prodotto makeup, quindi questo è il nuovissimo eyeliner che io non ho, io ho quello dell'anno scorso, raga. Cioè, acquistato nemmeno qualche mese fa, ancora non l'ho usato. Io ho quello vecchio con
la doppia punta. Vabbè, wow, comunque una bella casella. Casellina 2, vediamo cosa c'è. Questo è abbastanza pesante. Wow, troviamo un altro prodotto in full size. Questo è il Water Jelly, è un primer idratante della linea appunto Huda Beauty. Questo non l'ho mai provato e sono stata contenta finora. Si sta partendo alla grande con questo calendario. Casellina 3, cosa troviamo? Super incartati per bene. Ah, questo è un altro prodotto che non ho mai provato, è un Silk Balm ed è un balsamo idratante che dovrebbe fare anche l'effetto plumping. Molto carino. Questo però non voglio aprirlo, raga, vi faccio vedere solamente il pack. Non linciatemi, ma ho veramente già due lip balm aperti e sicuramente però questo lo proverò presto. Questo è nel colore blush, per chi fosse interessata e non mettermelo a fuoco, quindi vabbè, fidatevi. Pack molto molto bello, anche con questo tappo in olografico. Carino. Mentre invece nella quarta casellina ho trovato questa matita per sopracciglia, anche questo dovrebbe essere nuovo, nel colore 4 light brown a doppio, perché da un lato c'è anche lo scovolino, insomma pennellino per andare a pettinare e sfumare, che io adoro questa cosa, e dall'altra parte c'è la mina che, raga, anche qui purtroppo non vi apro perché ho già tantissimi prodotti di sopracciglia aperti e quindi non voglio che vadano poi a male. Nella casellina 5 ho trovato il primo prodotto di Wishful con questo pack, con questi pan di zenzero molto carini, molto natalizi, e questo è il famosissimo YouGlow, che se non erro è lo scrub per il viso. Con all'interno comunque estratti di caffeina, papaya, pineapple e ananas, se non erro, fatemi sapere nel caso sbagliato. E niente, qui quindi dietro c'è scritto anche come, insomma, il modo d'uso, come utilizzarlo, ma non in italiano. Comunque, non vedo l'ora di provare anche Wishful, che non ho mai provato nulla della sua linea skincare. Top. Siamo giunti alla casellina 6, quindi alla metà del calendario. È, devo dire, abbastanza pesantino. E wow, un altro prodotto di Wishful. Questo è un siero ialuronico. Wow, bellissimo. Anche questo credo proprio che sia una full size, con tutto il pack in olografico, infatti vedete? Molto molto bello. Super approvato. Mi sta piacendo tantissimo questo calendario. Nella casellina 7 mi sa proprio di palette, di mini palette. Infatti io ho trovato la New Nude, la Light. Di queste ne uscirono tre, poi c'era anche la medium e la rich, che è quella appunto per carnagioni più scure. A me è uscita questa light, ma ho saputo che all'interno, insomma, nei calendari si trovavano un po' palette a caso, c'è cioè a chi capitava questa, a chi capitava le altre colorazioni, e quindi vabbè, non è una cosa standard. Questa l'avete già comunque vista e rivista tutte, e quindi questi sono i colori. Ve ne swatcho giusto qualcuno, swatchiamo anche qualche matte. Io questa palettina non l'avevo presa perché già sapevo comunque di prendere, infatti ho preso la Nauti, che è quella grande con tutti questi colori comunque similari tra loro,
E infatti per questo non ho preso questi mini. Comunque questi qui sono i colori. Ne ho sbocciati giusto due shimmer, che meraviglia, e anche i matte mi sembrano abbastanza comunque setosi. Nella casellina 8 troviamo il mascara, che si chiama così. E anche questo a doppia punta. Allora, da questa parte volume e da questa parte incurvatura e lunghezza. Anche questo super novità per me. Ho provato, di la verità, poche cose di Huda Beauty, e però questo calendario veramente mette a disposizione tanti dei suoi prodotti ed è un buon modo per provarne, devo dire, mi piace, mi sta piacendo tanto. Nella casellina 9 ho trovato questo mini rossetto, questi io, sapete, mi ho fatto una testa così, li amo, sono i Power Bullet, appunto i rossetti matte della linea di Huda Beauty, nel colore Hunter View. Questo non lo apro perché, raga, io possiedo già la full size, colore che io stramo, ed è un nude marroncino molto molto bello, formula strepitosa, cremosissimo, super confortevole e dura anche abbastanza come rossetto, per essere un rossetto in stick, quindi top, top, top. Casellina 10, ho trovato queste ciglia finte, queste si chiamano le Samantha, fanno parte della linea classica, cioè queste sono bellissime, ma per chi le sa indossare, per chi le sa mettere. Ecco, ammetto che, cioè, io bello, bello così. Ammetto che purtroppo è un mio limite, proprio non riesco, ci ho provato tante tante volte a far pratica, ma proprio non riesco. Io le ciglia finte non andiamo d'accordo, quindi è bello per chi le sa mettere, per chi le può utilizzare. Comunque devo dire che sono fatte bene, almeno a vederle così mi sembrano fatte veramente molto bene. E nella penultima casella, quindi la numero 11, ho trovato un altro prodotto di Wishful. Questo si chiama Honey Whip ed è una crema viso con peptidi, una crema comunque idratante. C'è il miele, appunto la cica, il collagene. Comunque questa è da 20 grammi e credo proprio che sia anche lei una mini size. Comunque, se voi lo sapete, fatemi sapere giù in info box, io non so. Un ciufolo di questi prodotti per me sono tutte novità, devo dire. Ragazze, siamo arrivati all'ultima casella e io ovviamente già so cosa c'è all'interno, ho già visto dei video inerenti a questo calendario di altri youtuber che l'hanno fatto, e io sono rimasta anch'io malissimo, quindi già so cosa c'è. E abbiamo trovato l'ultima casella dei patch occhi, questi si chiamano Eye Lift e Snatch, sono patch da utilizzare per 15-20 minuti e poi vanno tolti. Niente, questa è giusto una coppia di patch. Niente, ci sono rimasta anch'io male. Vedere l'ultima casellina dei patch, avrei preferito a questo punto la palettina, sinceramente. Anche se l'ho trovata numero 7, che è il mio numero, perché sono nata il 7 maggio, quindi per me il 7 è un bellissimo numero. Però ho preferito, che ne so, qualche altra cosa, ma non mettetemi questi patch, cioè all'ultima casellina, ecco. Vabbè, comunque, alle conclusioni, tornando, facendo delle conclusioni, devo dire, a parte il rossettino che già lo possiedo, però tutto tutto super nuovo. Per me non ho mai provato questi prodotti e non vedo l'ora di provarli. Un calendario super approvato,
Mi è piaciuto veramente, devo dire, tutto. Bello, bello, bello da regalarsi, ma anche da regalare per far provare appunto dei prodotti di questi due brand che comunque ultimamente negli ultimi anni stanno, devo dire, spopolando. Voi cosa ne pensate di questo calendario? Se vi va, fatemelo sapere giù in info box. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grossissimo bacio e un abbraccio. Ciao ragazze!